Io seguirò a un dipresso le indicazioni che erano contenute nel programma per quanto riguarda le scansioni delle diverse lezioni, con qualche ritocco che non è qui, è necessario credo adesso indicare. Devo invece fare una premessa darò in modo, diciamo, dogmatico, nel senso che non ho né il tempo in questa sede né l'intenzione di discuterla. Una premessa che riguarda l'insieme delle opere etiche di Aristotele. E devo premettere appunto che io ritengo, continuo a ritenere, che nel campo di queste opere etiche alcune non siano aristoteliche, altre abbiano un'importanza peculiare. E in particolare volevo appunto premettere che a mio avviso il trattatello noto come Magna Moralia, nonostante il parere autorevole di Dürrmayr e Düring, a mio parere è, col conforto del libro recente di Donini, non è un'opera aristotelica. Penso che si tratti piuttosto di un'opera di scuola peripatetica destinata soprattutto a difendere l'etica aristotelica dalle critiche stoiche. Penso ancora, nonostante l'opinione contraria di Kenny, e qui però col conforto della maggior parte degli autori, che l'etica Eudemia sia precedente all'etica Nicomachea. Precedente non vuol dire necessariamente meno buona o meno autorevole, ma precedente ad essa. Non ho opinioni intorno alla questione disputata dei libri comuni. Voi sapete che esistono tre libri comuni alla Eudemia e alla Nicomachea, per esattezza il quarto, il quinto e il sesto, che compaiono attualmente nella versione della Nicomachea che noi possediamo. C'è molta discussione sulla sede originaria di questi libri. Io penso che il fatto di non avere opinioni sia metodicamente corretto, nel senso che non bisogna dimenticare trattarsi di corsi professati da Aristotele a diverse riprese, combinando materiali spesso di provenienza diversa, sia cronologica sia come interessi, ed è quindi difficile stabilire dove questi tre libri vadano originariamente collocati. Occorre dire che essi non stanno affatto nell'attuale architettura della Nicomachea. Ci sono molti altri elementi di carattere etico, trattazioni morali nelle opere di Aristotele, sia nei trattati, Protrettico per esempio, retorica nella stessa Metafisica, sia anche nei dialoghi, noi possediamo frammenti di dialoghi sull'amicizia, sulla giustizia, e adesso tra l'altro appunto sono in corso due grossi lavori paralleli di Laurenti e di Gigon, di nuova edizione dei frammenti dei dialoghi aristotelici, da cui ci attendiamo importanti novità in materia. Ma di fatto, nonostante che appunto esistono altre opere etiche di Aristotele, nonostante che esistono elementi di trattazioni etiche in una pluralità di opere aristoteliche, di fatto noi ci troviamo di fronte, come monumento del pensiero morale di Aristotele, l'etica Nicomachea. Monumento che è tale già immediatamente al lettore antico e moderno, direi, per la sua complessità, per la sua potenza architettonica. Per carità, anche in questo caso, come in tutti gli altri trattati di Aristotele, potenza architettonica non esente da smagliature, da ripetizioni o da contraddizioni o da salti nella disposizione del materiale. C'è per esempio una trattazione del piacere interrotta al libro settimo e ripresa al libro decimo, cose che si devono sicuramente al carattere appunto di corsi scolastici che queste opere generalmente hanno. Ma nonostante queste smagliature, questi salti, che in nessun caso possono permettere di paragonare i testi aristotelici ai trattati moderni, in particolare ai trattati a stampa moderni, nonostante tutto questo, l'architettura della Nicomachea è certamente a suo modo monumentale. E non sorprende che sia per la tradizione antica che per quella poi medievale e moderna alla Nicomachea ci si sia rifatti come al testo principale del pensiero morale aristotelico. E io seguirò quindi, salvo qualche richiamo sporadico, l'Eudemia, seguirò nella sostanza le linee
del ragionamento aristotelico, quale esso è esposto nella Nicomachea. Anche se non desiderassi fare questo, starei obbligato dall'impianto delle mie lezioni, delle mie conversazioni, che culmineranno venerdì in una riflessione sulla ripresa della filosofia pratica aristotelica nel dibattito filosofico contemporaneo. Questa ripresa verte essenzialmente e unicamente, direi, sulla Nicomachea, e dunque ancora oggi la Nicomachea che si installa al centro del dibattito. Da questo appunto la necessità di seguire soprattutto i lineamenti di quest'opera. La conversazione di oggi verterà essenzialmente sul problema della definizione epistemologica dell'ambito del pensiero etico, secondo Aristotele, e della sua costruzione metodologica. Si è recentemente potuto definire, secondo me in modo molto appropriato, da parte di Giuseppe Cambiano, l'intera opera di Aristotele come un grandioso tentativo di disinnescare le micce del platonismo, di rendere il platonismo meno esplosivo di quanto esso era stato ed appariva alla metà del IV secolo. Questo tentativo, se sì, certamente credo è vero per l'intero dell'opera di Aristotele, lo è, direi, naturalmente per il terreno etico, che è proprio quello, dato il suo contatto immediato con la dimensione morale e politica della vita quotidiana, della vita umana associata, il più esposto appunto al potenziale esplosivo del discorso di Platone. È naturale quindi che appunto proprio nella Nicomachea questo sforzo aristotelico sia condotto con maggiore vigore e con il massimo impegno metodico. Una prima osservazione da fare in proposito, che vale in particolare per la Nicomachea, ma in generale per il pensiero aristotelico, è questa. Nel suo lavoro di spengimento delle micce del platonismo, Aristotele non si preoccupa tanto, salvo che in qualche caso assolutamente centrale, di rifiutare o replicare o criticare singole tesi o posizioni platoniche. Anzi, è sbalorditivo il numero di posizioni platoniche che sono quasi letteralmente riutilizzate da Aristotele. Il lavoro di Aristotele consiste invece nel rescindere o nell'indebolire i nessi di senso che collegano le singole posizioni platoniche nel loro insieme, come se si trattasse di rendere disponibili dei materiali per un nuovo impiego, per una nuova struttura architettonica, demolendo le strutture connettive che li congiungevano nell'edificio originario. In campo etico, questo lavoro di indebolimento, rescissione dei nessi e dei vincoli di senso tipici del platonismo, questo lavoro, dicevo, colpisce in primo luogo il vincolo costitutivo che in Platone è fondamentale tra sapere teorico in senso forte, per il dialettico e filosofico, pensiero morale e prassi politica. La struttura di unificazione tra ontologia, cioè conoscenza delle idee in primo luogo, comunque dello stato del mondo e della struttura dell'essere da un lato, valori dall'altro e infine senso dell'utopia, questa struttura che in Platone era strettamente connessa, per cui il progetto politico non poteva mai essere disgiunto e anzi doveva essere fondato da un percorso teorico attraverso il campo dell'ontologia,
i valori etici dovevano essere fondati attraverso il ricorso alla teoria, e viceversa teoria e ontologia erano immediatamente proiettate e reinvestibili in termini etico-poetici, questa struttura è esattamente quella che Aristotele, proprio in apertura della Nicomachea, lavora a demolire. Questo lavoro si svolge secondo due linee principali. C'è più direttamente, e ne parleremo domani, un attacco, diciamo, alla chiave di volta dell'edificio platonico, l'idea del bene. L'idea del bene costituiva il fulcro dell'unificazione fra teoria, etica e politica. Ma in modo più indiretto, ma ancora più significativo, il lavoro di rescissione dei vincoli platonici viene svolto da Aristotele a livello dell'analisi epistemologica dello statuto della filosofia pratica. Io parlo qui di filosofia pratica, usando un termine che è certamente aristotelico, ma che ha conosciuto una fortuna contemporanea, come accennava prima il collega Agrimi, intendendo quello che do questa definizione in modo che poi ci si intenda più semplicemente, la definizione che Aristotele dà nel libro sesto della Metafisica, allorché egli distingue fra tre livelli di filosofia o in generale di sapere: il livello propriamente teorico, che comprende la filosofia prima o teologia, la matematica e il sapere sulla natura o nell'insieme fisica, come livello massimo del sapere; un livello inferiore che è il sapere poietico, cioè il sapere costruttivo delle tecniche, quello che ha a che fare con la produzione di oggetti; e un livello intermedio, appunto, la filosofia della praxis o filosofia pratica, che ha a che fare con il mondo delle azioni umane, dei loro motivi morali, della loro valutabilità, imputabilità e così via. La filosofia pratica, secondo Aristotele, non è dunque, come era implicato dal sapere, dal progetto platonico, non è dunque immediatamente connessa né derivabile dal livello della teoria in senso forte. C'è qui una netta spartizione fra il campo della teoria o anche della scienza, si può dire in senso forte, nel senso aristotelicamente forte, e il livello del mondo etico-politico, del mondo pratico, che è stata fortemente apprezzata dai critici moderni, perché in un modo abbastanza paradossale prelude alla distinzione kantiana fra ragion pura e ragion pratica. Dico in modo paradossale, giacché Aristotele è probabilmente il pensatore meno kantiano di quanti la filosofia antica ci abbia tramandato. Ma è certo che questa distinzione di principio fra due forme di razionalità nettamente delimitate, anche se poi il modo della delimitazione è certo molto diverso, ha potuto essere interpretato come in qualche modo una precursione della distinzione kantiana fra le due critiche. Perché dunque questa separazione, questa demarcazione netta, questa indipendenza epistemologica che viene stabilita della ragione pratica, della filosofia pratica rispetto alla teoria? Il ragionamento di base è peraltro consueto in Aristotele ed è quello che connette il livello epistemologico di una forma di sapere allo statuto ontologico degli oggetti su cui questo sapere verte. Se gli oggetti sono dotati di una consistenza ontologica nel senso della loro permanenza,
stabilità, non variabilità, tale da fondare enunciati universali e necessari, si avrà allora teoria in senso forte. Viceversa, se la consistenza ontologica degli oggetti è più debole, cioè se essi sono immersi nella mutevolezza, nella contingenza, nella variabilità, la forma di sapere corrispondente dovrà essere anche epistemologicamente indebolita. Nella Nicomachea, nel primo capitolo della Nicomachea, queste considerazioni sono appunto quelle introduttive al trattato. Aristotele afferma con nettezza, lo riprenderà poi a più riprese, che non è possibile ricercare in ogni tipo di discorso, in ogni tipo di trattazione, lo stesso livello di rigore, la stessa acribia. E le cose giuste e le cose belle, l'oggetto della filosofia pratica, hanno un tal grado di diversità e instabilità, un tal grado di mutevolezza, perché esse sono totalmente esposte alla vicenda dell'interazione sociale degli uomini, che intorno a questi argomenti, dice Aristotele, bisogna accontentarsi di mostrare la verità in maniera approssimativa, paculos, e come in uno schizzo, come in un abbozzo, tipo. E infatti, aggiunge, proprio dell'uomo colto, l'uomo che possiede una paideia, e questa è un'espressione che ricorre anche altrove in Aristotele, per esempio all'inizio del De Partibus Animalium, per indicare colui che possiede quella che noi chiameremmo una sensibilità epistemologica di fronte ai diversi campi del sapere, in parole più aristoteliche, colui che conosce bene gli analitici, perché poi il richiamo è molto preciso. L'uomo che ha la paideia epistemologica è colui che ha studiato e che conosce gli analitici, da essi gli analitici secondi soprattutto, da essi ha preso come si costruiscono le forme delle diverse forme di sapere. È proprio dell'uomo colto, dice Aristotele, ricercare il rigore in ciascun genere nella misura in cui lo consente la natura della ricerca. Infatti è manifestamente pressoché identico, cioè assurdo, ammettere che un matematico sia persuasivo o richiedere a un retore dimostrazioni scientifiche. Cioè ogni campo di sapere ha appunto la sua forma specifica di rigore, il suo livello specifico di rigore e i suoi modi di comunicazione del sapere. Qui l'incolto, quello che pretende di trovare lo stesso grado di rigore in ogni campo del sapere, sarà poi soprattutto il platonico, che presume di costruire un'etica rigorosamente dimostrata, dialetticamente costruita. La praxis umana, invece, secondo Aristotele, non ha minimamente il grado di necessità che presentano gli oggetti dei saperi teorici rigorosi come la teologia e, per un altro verso, la matematica, ma non ha neppure quella regolarità costante, quel carattere che, secondo una tipica formula aristotelica, è definibile come hos epi topolu, quel carattere di regolarità per lo più che contraddistingue il campo degli eventi naturali, quelli che sono oggetti del sapere fisico. Fisico qui comprende anche naturalmente la biologia e così via. Qui il livello di indeterminazione sfiora quello che è stato nel capitolo 14 del libro quinto della Nicomachea chiama appunto aoriston, cioè la indeterminatezza pressoché totale. Per trattare di questi fenomeni così variabili, in cui il senso stesso di ciò che è bello o giusto dipende interamente dalle circostanze in cui l'evento accade, perché la stessa cosa cambia di senso morale a seconda del variare delle circostanze in cui essa si presenta, occorrerà usare, dice Aristotele con una metafora una volta tanto efficace, dico una volta tanto perché spesso le metafore aristoteliche sono inefficaci e oscure, ma per una metafora una volta tanto efficace, un regolo
un canon, un regolo come quello usato a Lesbo, che non è un regolo metallico perpendicolare, ma che segue piuttosto i contorni delle pietre di cui si tratta di valutare la disposizione. Un regolo flessibile, dunque, è quello che occorre in questo campo. Un grado di rigore proporzionato, dunque, alla materia in questione. Riprendendo altrove la stessa metafora, Aristotele dice che il metodo del sapere pratico, della filosofia pratica, sarà, per quanto riguarda l'esempio della determinazione dell'angolo retto, più vicino a quello seguito dal muratore che non a quello seguito dal teorico della geometria. Il teorico della geometria dà una definizione dell'angolo retto rigorosa, basata sulla definizione del triangolo e così via. Il muratore invece misura empiricamente, e certo con molta approssimazione, l'effettivo angolo retto usando appunto regoli flessibili del tipo di quello in uso a Lesbo. In questo campo, conclude Aristotele, ci si deve dunque accordare sulla rinuncia al rigore proprio della teoria del sapere epistemologicamente forte e per contro sull'accettazione di uno stile intellettuale fatto di approssimazioni, di orientamenti generali che vanno adattati volta per volta al variare delle situazioni, di una prontezza di giudizio che si deve a una profonda familiarità con l'esperienza, con gli accadimenti quotidiani, più vicina a quella di tecniche come la medicina e la nautica che a quelle di saperi rigorosi come appunto la geometria. La metafora dell'etica, del sapere etico attraverso tecniche come la medicina e la nautica è ricorrente in Aristotele, metafora senza dubbio di origine anch'essa platonica, dove vale piuttosto però a designare l'ambito della retorica. E qui la prontezza di giudizio del medico che sa diagnosticare nel variare infinito dei casi patologici la singola malattia, o la prontezza del pilota che, avendo una rotta tracciata, sa tuttavia orientare vele e timone. Scusatemi, vele. Le navi greche non hanno un vero e proprio timone. Vele e remi timone. E secondo il variare delle correnti dei venti, queste sono le figure che possono adeguatamente metaforizzare il sapere pratico, sapere etico-politico, secondo Aristotele. Dunque, c'è una rescissione, diciamo intanto, a monte fra filosofia pratica e teoria. La filosofia pratica non è derivabile dalla teoria, non ha gli stessi caratteri di rigore, di dimostrabilità, di necessità che la teoria possiede. Ma il rapporto fra filosofia pratica e teoria è da Aristotele rescisso anche, diciamo, a valle. La riflessione etico-politica non ha come scopo la conoscenza in se stessa. Se l'etica, se la filosofia pratica servisse soltanto a conoscere che cosa è la virtù, essa sarebbe inutile. Lo scopo della filosofia pratica è quello di far diventare buoni, cioè di far diventare uomini moralmente virtuosi coloro che ne apprendono la lezione. Dunque non un incremento di conoscenze, ma una efficacia morale immediata. Dunque, da un lato, la teoria perde, rispetto al platonismo, valore morale. Nel capitolo 2 del libro VI, Aristotele dice, con una definizione molto efficace, che per la teoria il bene e il male sono il vero e il falso. Quello che conta nel campo della teoria sono soltanto il vero e il falso e non c'è altro aspetto etico se non questo. Toglie quindi alla teoria valenza morale e d'altra parte toglie rigore teorico al pensiero morale. Su questo Aristotele insiste a più riprese con grande energia, non soltanto nel primo e nel secondo libro della Nicomachea, ma attraverso l'insieme della sua trattazione etica. E devo dire che si tratta di un carattere inconsueto
nello stile aristotelico, quello di accingersi a costruire un campo di sapere insistendo contemporaneamente sulla sua assenza di rigore epistemologico, insistendo su quella che oggi si direbbe la sua debolezza epistemologico-teorica. Inconsueto, ad esempio, quando Aristotele esordisce nel primo libro del De Partibus Animalium la costruzione del suo sapere zoologico-biologico, insiste piuttosto sul fatto che questo sapere, pur non avendo oggetti altrettanto nobili quanto il sapere teologico, è tuttavia dotato di una comparabile dignità teorica. Il sapere etico-pratico è invece insistentemente, dico, derigorizzato, indebolito nel suo statuto epistemologico. C'è da chiedersi il senso di questa preoccupazione aristotelica. Certo, la prima delle ragioni per questo l'abbiamo anticipata. Si tratta di spezzare il circolo platonico, che secondo Aristotele è vizioso, fra teoria, etica e politica. Circolo che, come vedremo, comporta anche un circolo fra forme di vita, non soltanto fra forme di sapere. Comporta cioè anche il richiamo a chi ha scelto la forma di vita filosofica di farsi politico, direttamente e personalmente. Spezzare il circolo tra forme di sapere vorrà anche dire quindi spezzare la comunicazione fra forme di vita, che come vedremo nelle prossime conversazioni è una importante preoccupazione di Aristotele. C'è dunque sicuramente una valenza antiplatonica. Ma c'è anche qualche cosa di diverso e di più che vorrei questa sera mettere in luce. Stabilire l'autonomia, ancorché indebolita, del sapere etico-pratico vuol dire assicurare a questo sapere una sua forma di costruzione metodologica autonoma, non derivata da altri saperi come ad esempio quello matematico. E credo che il metodo autonomo con cui la filosofia pratica deve essere costruita e viene di fatto costruita, secondo Aristotele, è qualche cosa che al nostro filosofo interessa particolarmente per l'immediato valore poi che questa forma di costruzione metodologica ha anche in rapporto ai contenuti del sapere che si accinge a costruire. Il metodo che governa la costruzione della filosofia pratica, non derivabile com'è da ambiti teorici superiori, costitutivamente impreciso e approssimativo come esso deve essere, ha proprio per questo una sua collocazione peculiare, una sua collocazione che lo pone a ridosso dei processi quotidiani di interazione sociale, di tipo politico-morale, a ridosso dei linguaggi che in questi processi si vengono espressi, a ridosso ancora del sapere spontaneo che nei processi di interazione sociale si è accumulato. A ridosso dunque in fondo delle credenze comuni e condivise dagli uomini cui il discorso etico di Aristotele è in qualche modo rivolto. La preoccupazione qui è di stare abbastanza vicino al mondo quotidiano della interazione sociale e delle credenze che vi sono condivise da non produrre nella costruzione della filosofia pratica effetti paradossali, nel senso letterale di essere effetti contrari o diversi dal mondo della doxa, dell'opinione diffusa e condivisa. Torneremo fra un attimo su questo aspetto, ma mi interessava vedere appunto le mosse con cui Aristotele giunge alla costruzione del metodo della filosofia pratica. La prima
Di questa, nel capitolo 7 del libro primo, critica sia le esigenze platoniche di ricorrere continuamente a un piano superiore di principi, le arcai, per derivarne conseguenze conoscitive sui livelli inferiori, e però dichiara anche che nel campo della filosofia pratica lo stesso metodo della scienza aristotelica, la spiegazione per cause, la spiegazione attraverso il ricorso al perché, alla causa dei fenomeni, è fuori di posto. Dice Aristotele: non bisogna richiedere in egual modo neppure la causa, aitia, di tutti quanti gli argomenti, ma in alcuni, ed è il caso della filosofia pratica, è sufficiente che il fatto sia ben mostrato, to oti dei xenai kalos, che il dato di fatto, to oti, sia ben mostrato, adeguatamente mostrato, perché esso, il fatto, è primo ed è un principio. To doti proton kai arche. Quindi il dato di fatto, il livello che risulta alla descrizione, funge, una volta che sia stato adeguatamente compreso e mostrato, da quello che nell'edificio platonico era l'archè e nella stessa epistemologia aristotelica era l'aitia, la spiegazione per cause. Che cos'è in questo campo, nel campo della filosofia pratica, questo fatto che in fondo è autosufficiente, autoesplicativo, se lo si è compreso adeguatamente? Il fatto qui, come risulta da passi su cui verrò fra un momento, è ciò che appare, cioè letteralmente to phainomenon, ciò che si mostra, ciò che si rivela alla osservazione. Ma di nuovo, siccome qui non siamo in un campo, diciamo, di sapere naturale, il phainomenon è poi riducibile sostanzialmente al legomenon, ciò che si dice. Il fatto è ciò che appare della realtà esperienziale, e ciò che appare è essenzialmente è forme di linguaggio, cose dette. Cose dette nell'ambito della discorsività ragionevole sui motivi, sul senso, sul valore dei comportamenti. Quella discorsività ragionevole che ha luogo nella pratica quotidiana della interazione sociale. In questo discorrere sono sedimentate appunto le opinioni, doxai o endoxa, opinioni che possono derivare da una pluralità di fonti, secondo Aristotele, dalla tradizione, dagli antichi, le opinioni che ci vengono da lontano, o, e molto spesso le due cose però coincidono, dal parere dei più, dall'opinare dei più, da ciò che è universalmente condiviso, o ancora, in alcuni casi, ciò che non è né tradizionale né maggioritario, ma che è pensato, che è opinato dai personaggi, da pochi personaggi autorevoli, attendibili, i saggi o i filosofi. Aristotele dice che ci si deve attendere che queste opinioni sedimentate non siano in generale errate. Non è pensabile, dice Aristotele nel capitolo 9 del libro primo, che né la tradizione, né i molti, né i pochi massaggi sbaglino su tutto. C'è anche da attendersi che essi siano corretti almeno su uno, ma più probabilmente sulla maggior parte degli argomenti. Perché? Questo Aristotele lo dà come una constatazione naturale, ma c'è da chiedersi come mai
nel sapere condiviso e accumulato dalla tradizione, in ciò che viene opinato dalle maggioranze, in ciò anche che è pensato da qualcuno, da qualcuno dei pochi autorevoli, ci debba essere necessariamente una dose di verità. E per Aristotele la spiegazione deriva, diciamo, da due fatti convergenti. Il primo, che a livello di opere etiche è chiarito nel capitolo 6 del primo libro dell'Etica Eudemia, soprattutto, ci ritornerò, è che gli uomini posseggono una naturale disposizione alla verità. C'è una potenzialità insita in ogni uomo di aprirsi alla verità. La seconda ragione è che la verità, e qui il discorso sarebbe lungo, mi devo limitare ad accennarlo, ha per Aristotele una sua autonoma capacità di manifestarsi, una sua potenza autoespressiva che qualche volta esercita perfino violenza sulle opinioni degli uomini per farsi strada. Ci sono parecchie espressioni di Aristotele, potrei citarle, in cui appunto il termine anankazestai o biazestai è riferito all'azione che la verità esercita sugli uomini, anche se essi non sono attrezzati per riceverla. Tale azione finisce per aprirsi a forza la strada nelle opinioni degli uomini. Dunque, se gli uomini sono per natura disposti in qualche modo a recepire la verità, è altrettanto vero che c'è un processo convergente che va dalla verità, e verità qui vuol dire lo stato del mondo, l'ordine spontaneo delle cose, a manifestarsi, a farsi strada nella conoscenza umana. È per questo, per questa convergenza di spinte, diciamo, che è possibile pensare che nelle opinioni che siano sostenute dal tempo, della tradizione o dalla quantità degli opinanti o ancora dalla loro autorevolezza, che nelle opinioni una qualche forma di verità si sia sedimentata. Il metodo del sapere pratico consisterà allora soprattutto nello scavo di queste opinioni, nel portare in luce il patrimonio di sapere che esse già in qualche modo contengono. E questo è detto da Aristotele in un modo straordinariamente efficace e chiaro nel capitolo primo del libro settimo della Nicomachea, quando dice che noi dobbiamo, in primo luogo, porre i fenomeni, pizzenta sta fainomena, e qui porre i fenomeni vuol dire esporre adeguatamente il fatto, l'espressione vuol dire appunto deiknunai tohoti, no? Tizena ita fainomena, porre i fenomeni. C'è un saggio molto buono di Owen che è proprio intitolato così ed ha messo in luce per la prima volta il senso di questa procedura metodica nel pensiero di Aristotele. Porre i fenomeni e esaminarne in primo luogo le difficoltà, perché i fenomeni, che sono ciò che si dice, sono le doxei, presentano contraddizioni, oscurità e così via. Dopo aver passato in rassegna, appunto, dopo aver esaminato le difficoltà e i problemi che si presentano, bisogna mostrare la verità di tutti gli endoxa, la verità di tutte le opinioni. O se non è possibile, almeno mostrare la verità delle opinioni più diffuse o più autorevoli, e più autorevoli anzi. Se infatti, conclude Aristotele, si potessero sciogliere le difficoltà e salvare gli endoxa, se dopo aver sciolto le difficoltà si potessero conservare cataleipetai, si potessero lasciare gli endoxa, si sarebbe condotto il ragionamento in modo adeguato. L'idea è dunque che una rassegna dei fenomeni, in primo luogo, una discussione delle difficoltà, cioè del fatto che talvolta essi si contraddicono tra di loro, o che sono oscuri e ambigui, possa portare alla fine a una depurazione di questo sapere, di questo patrimonio di sapere giacente nell'opinare comune,
tale che il sapere pratico possa presentarsi da ultimo come coincidente con la maggior parte delle opinioni depurate dalle loro confusioni e dai loro equivoci. Questi endoxa che restano dopo l'analisi della filosofia pratica sono altrettanti elementi di cui il sapere pratico deve essere costruito, deve essere composto. Su questa indicazione metodica di Aristotele, come è facile immaginare, c'è stato e c'è un dibattito molto vivo. Torneremo su questo nell'ultima conversazione, ma posso anticipare, diciamo, le due posizioni limite in questo senso. Il fatto che la filosofia pratica di Aristotele si proponga metodicamente di valorizzare il sapere tradizionale depositato nelle doxai diffuse può venire valutato positivamente come una sostituzione della impraticabile scienza del bene vagheggiata da Socrate e da Platone con un più sostanzioso richiamo alla autoconsistenza della tradizione morale del popolo. Io uso qui parole hegeliane che però sono riprese da Gadamer, per esempio, e in modo ancora più marcato dal suo allievo Bubner. Dall'altra parte si può anche osservare, l'ha fatto Gigon, per citare persona che ha parlato di argomenti di questo genere proprio qui, si può anche obiettare che Aristotele non tenta mai di fondare in modo esplicito il valore di questo sapere tradizionale e rischia dunque di limitarsi ad una sistematizzazione sensata delle regole di esistenza non conflittuale, così le definisce Gigon, depositate nella pratica sociale. In modo più radicale, al principio del secolo, nei primi decenni del secolo, due platonizzanti come l'inglese Sidgwick e il francese Robin avevano detto che Aristotele non fa altro che costruire qui una morale del senso comune, dando prova di quello che Robin chiama un empirismo honteux de soi-même, un empirismo che si vergogna di se stesso e che comunque conclude a una morale del senso comune propria della comunità sociale dei greci del IV secolo. Su questa critica estrema, Barnes ha recentemente obiettato che, se è vero che il pensiero etico di Aristotele si avvicina metodicamente e programmaticamente al senso comune, esso non può almeno essere accusato di quello che Barnes definisce un carattere parochial, un carattere parrocchiale, giacché comunque Aristotele accetta e valorizza anche le opinioni dei sapienti, dei filosofi, accanto a quelle dell'opinare comune. Il problema è certamente più sottile di come non viene esposto dal richiamo a queste interpretazioni estreme e vorrei riparlarne nelle prossime conversazioni. Per oggi limitiamoci a rilevare il senso di questo metodo, che serve sicuramente a mantenere la filosofia pratica di Aristotele a ridosso del sapere diffuso e depositato nel mondo dei rapporti sociali, e a chiederci quali sono gli effetti che Aristotele si propone di ottenere da esso, oltre a quello naturale della costruzione di un sapere pratico non paradossale e piuttosto saldamente fondato appunto nella tradizione. L'etica Eudemia indicava, capitolo 6 del primo libro,
molto chiaramente uno dei vantaggi di un metodo siffatto. Un vantaggio di ordine retorico, persuasivo. E dice Aristotele che bisogna tentare di ottenere la pistis, la credibilità, la convinzione, attraverso i discorsi, servendosi dei fenomeni, qui di nuovo fenomeni vuol dire talegomena, cioè le doxei, come martyriois kai paradigmasi, come testimoni e paradigmi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i fenomeni, ciò che è a tutti noto, ciò che è da tutti condiviso, serve a testimoniare e a esemplificare la validità del discorso morale e quindi ad aggiungergli credibilità, capacità di convinzione. L'ideale, la cosa migliore, dice Aristotele, sarebbe infatti riuscire ad ottenere il consenso sinomologia, il consenso di tutti gli uomini, o altrimenti, se non proprio il consenso di tutti gli uomini, qualche cosa che ci si avvicini per quanto è possibile. È infatti possibile che gli uomini mutino opinione, mutino parere avvicinandosi al sapere etico-politico. Perché ognuno di essi ha, questa è la frase a cui già mi riferivo, qualche cosa, una disposizione propria verso la verità, oikeion ti prosten aletheian, ma soprattutto se gli uomini possono riconoscere che ciò che viene detto saphos con chiarezza e alethos con verità deriva da tale gomena, appunto da ciò che invece è comunemente detto senza chiarezza, usa fos, ecco che se questo riconoscimento cade, se questo riconoscimento della parentela, della derivazione, della filosofia pratica, dall'opinione comune accade, ecco che gli uomini sono disposti ad accettare, possono essere disposti ad accettare la sistemazione filosofica con un grado di consenso superiore. Nella Nicomachea questa utilità retorico-persuasiva del ricorso alle doxai, nel senso di mostrare una familiarità tra le tesi filosofiche e le opinioni diffuse, non è più esplicitamente ripresa. È probabile che non sia più ripresa anche perché il modo di riferirsi ai fenomena e il loro uso in questo passo dell'Eudemia ha un'eco platonica molto forte. L'uso dei fenomeni come martiria e paradigmata è sicuramente molto, molto vicino al linguaggio platonico, e io credo che Aristotele nella Nicomachea proprio per questo abbia lasciato cadere il riferimento, come abbia preferito anche lasciar cadere in modo, perlomeno a livello esplicito, il riferimento al valore retorico persuasivo di questo ricorso. Non c'è dubbio tuttavia che se il ricorso ai fenomeni non è qui più visto in senso immediatamente retorico, la questione del consenso si pone anche nella Nicomachea, e non c'è dubbio che il consenso sarà tanto più facile quanto più ci sarà appunto un'aria di famiglia fra le tesi della filosofia pratica e il sapere comune e comunemente condiviso. L'efficacia proposta della filosofia pratica, il consenso che essa si attende, ci porta immediatamente al problema del destinatario, problema molto difficile, del destinatario del trattato. Certamente non si tratta di tutti gli uomini, come Aristotele diceva invece nell'Eudemia. Non solo per ragioni di fatto, ma anche per ragioni di principio. Gli ascoltatori dei corsi di filosofia pratica sono per Aristotele selezionati da una serie di considerazioni. Innanzitutto non sono adatti ascoltatori né destinatari
del discorso morale, i giovani, mi dispiace per molti dei presenti che apprendono solo ora di non essere adatti ad ascoltare questo tipo di discorsi. I giovani non sono, secondo Aristotele, adatti ascoltatori dei discorsi di filosofia morale per due ragioni. Primo, perché essi mancano di quella familiarità, di quella esperienza di vita in cui soltanto il sapere morale trova il suo luogo e la sua efficacia. Bisogna conoscere a fondo la vita per impadronirsi dei contenuti del sapere pratico. E in secondo luogo perché i giovani sono psicologicamente immaturi e dunque esposti al predominio delle passioni, ciò che impedisce loro di compiere quelle scelte morali che sono al centro dell'etica aristotelica. Dunque bisogna, dice Aristotele, essere stati ben guidati nei costumi per ascoltare adeguatamente le lezioni su ciò che è bello e giusto e in generale sugli argomenti di politica. Dunque non soltanto i giovani sono naturalmente esclusi dai destinatari della filosofia pratica, ma in generale quanti siano incapaci di scelta morale o per cedimento alla passione o per una inferiorità psicologica costituzionale, come naturalmente gli schiavi, tutti costoro non possono giovarsi del sapere etico aristotelico. Di fatto, e questo è un carattere interessante, ancorché apparentemente paradossale, del discorso aristotelico, di fatto i corsi di filosofia pratica si rivolgono a chi già possiede la virtù, non per averla appresa teoricamente, ma per essere stato formato, come vedremo, attraverso una serie di procedure di formazione del costume che si attuano nella famiglia e nel contesto sociale. Per poter seguire i corsi aristotelici occorre essere già buoni, altrimenti questi corsi sono inefficaci. Già, ma il problema consiste in questo: qual è allora la loro efficacia se, come sappiamo, la filosofia pratica si propone di far diventare buoni gli uomini? Il problema, il nodo si può sciogliere in questo modo. Il destinatario dei corsi di filosofia pratica aristotelici, da un punto di vista sociologico, è certamente destinatario ultimo, non immediato, come vedremo, è certamente, come dice Atkins, il gentleman ateniese del IV secolo. È certamente comunque un uomo moralmente formato. Ma l'utilità del discorso filosofico consisterà in questo, che quest'uomo verrà reso consapevole dell'ethos pubblico in cui si è spontaneamente formato. Il discorso filosofico restituirà al suo destinatario questo ethos, liberato dalle confusioni e dalle contraddizioni che vi si annidano, portato a chiarezza e soprattutto, ciò che è supremamente importante, legittimato, garantito dall'autorità della fondazione filosofica. Non cambierà in sostanza di molto il comportamento effettivo del suo destinatario. Questo signore deve essere già, ripeto, moralmente formato, ma cambierà, e questo è decisivo, il grado di consapevolezza, di chiarezza e di legittimazione del comportamento in questione. In un libro recente Bean ha sostenuto che la filosofia pratica aristotelica va dunque pensata come un sapere elaborato all'interno della scuola filosofica e destinato alla polis, o almeno alle figure egemoni della polis, i cittadini che governano la città e rispettivamente l'ambito familiare. Questo è sostanzialmente vero ad una condizione: non bisogna ingenuamente immaginare che ai corsi di Aristotele partecipassero i cittadini della polis, i capi famiglia, i governanti, i gentlemen di cui parla Atkins,
né occorre immaginare a una pubblicazione di questi trattati tale da destinarli alla lettura da parte dei cittadini della polis. Tutto quello che sappiamo sulla scuola e sulle scuole filosofiche ateniesi del IV secolo esclude in modo categorico e l'una e l'altra cosa, e la partecipazione delle folle dei cittadini ai corsi aristotelici e la pubblicazione dei trattati ad essere destinati. Quello che è piuttosto importante è che un sapere etico-politico sia costruito nella scuola e in essa custodito, depositato nel suo archivio di sapere. Così come, per fare un esempio, la poetica non è certamente un manuale destinato ai poeti che devono comporre tragedie, né la retorica è un manuale destinato ai retori che devono comporre i loro discorsi. Sono livelli di presa di consapevolezza filosofica di problemi che si pongono all'interno delle pratiche sociali, fondamentalmente depositati e custoditi nella scuola a garanzia del fatto che le pratiche culturali e sociali della città siano state comprese e siano legittimate. Questo non esclude una circolazione, certamente, non esclude che ci sia un destinatario del tipo di cui parlavo e che ci sia una speranza di efficacia nel senso di cui parlavo. Ma bisognerà immaginare a forme di circolazione molto più indirette, molto più mediate di quelle a cui si penserebbe normalmente. Per concludere questo discorso mi rimanda immediatamente, e sarò adesso breve perché abbiamo fatto tardi, a un problema del resto purtroppo centrale, e cioè il rapporto dell'etica aristotelica con la politica, non con la politica aristotelica, ma con la politica effettiva della città. Io ho parlato fin qui di filosofia pratica o di sapere etico-politico, ma Aristotele non ha dubbi nel definire l'etica nicomachea come una methodos politiche, come un trattato di politica. E in generale il suo pensiero etico è costantemente definito come pensiero politico. Da questo punto di vista Aristotele mantiene una identificazione forte, o perlomeno a un primo livello mantiene una identificazione forte che era propria del platonismo. Perché la filosofia pratica può essere immediatamente definita come politica? Per una ragione centrale. Perché lo scopo della filosofia pratica è il bene, e perché il bene individuale non è possibile se non nel contesto del bene collettivo, del bene della polis, quindi del bene politico. La felicità e la virtù sono possibili soltanto nel quadro, nel contesto della polis. Non esiste la possibilità di una felicità individuale o di una virtù individuale che non sia preparata, secondo Aristotele, da un insieme di condizioni che soltanto la polis offre e che non trovino il loro modo di espressione nei rapporti familiari e sociali a loro volta possibili soltanto nella polis. Voi tutti sapete che Aristotele definisce l'uomo come animale politico e dice anche che fuori della polis c'è soltanto spazio per forme di vita come quelle del dio o della bestia, ma non dell'uomo. Se dunque la virtù, la felicità, gli oggetti ultimi, insomma, della filosofia pratica sono possibili soltanto nella polis, è chiaro che la filosofia pratica nel suo insieme sarà politica. Ma il rapporto con il platonismo viene ancora una volta attenuato. Ci sono due modi in cui Aristotele dice si può parlare di politica, il discorso svolto nel capitolo 8 del libro 6 della Nicomachea. C'è un modo che è quello dei kerotechnai, dei praticanti, dei manovali, ed è quello che consiste nel far, è quello che viene chiamato, dice Aristotele, del linguaggio comune, il vero e proprio far politica, cioè il partecipare alle assemblee
e alle decisioni che nelle assemblee vengono prese. Questa è la pratica politica quotidiana. C'è poi un altro modo, invece, che Aristotele chiama architettonico, di far politica, ed è quello che egli definisce nomotetico, cioè il modo di far politica che consiste nel prolungare le leggi, ma non si tratterà allora dei decreti quotidiani votati dall'Assemblea, ma dei quadri costituzionali che regolano l'insieme della vita della polis, nel promulgare le leggi che costituiscono appunto la Costituzione d'insieme della città. Questo non è un modo di far politica comunemente definito tale, ma è per Aristotele quello più vicino alla filosofia pratica. La filosofia pratica, se ha una destinazione politica, ha la sua destinazione verso l'attività nomotetica, l'attività costituzionale, quella appunto di quadro e non quella che è la quotidianità quasi da appunto praticanti o manovali della politica, cui Aristotele non è in nessun caso interessato. Dunque il filosofo pratico, il filosofo in quanto filosofo pratico, fa politica perché ha come proprio sperato interlocutore il nomoteta, il legislatore. Questa figura di legislatore è da Aristotele a più riprese evocata e altrettanto spesso lasciata nel vago. È certo che non si tratta più del filosofo re platonico, chiamato egli stesso in prima persona a costruire il quadro istituzionale della città. Non si tratta però neppure del politicante quotidiano, come abbiamo visto. Storicamente ci sono nell'Atene del IV secolo attese per un rinnovamento costituzionale. Queste attese possono essere indirizzate o a personaggi che appartengono alla politica della polis, come ad esempio Licurgo, o a personaggi che invece sono piuttosto legati all'avvento del potere della monarchia macedone, come Demetrio di Falero o Antipatro in particolare, a cui Aristotele era legato. Ma significativamente Aristotele non dice mai appunto qual è il legislatore cui la filosofia pratica si dovrebbe rivolgere. Comunque, abbiamo qui individuato un nesso indiretto, come dicevo, mediato, di rapporto fra la filosofia pratica e la politica. Rescisso il legame immediato di tipo platonico, inesistente nella sua immediatezza il destinatario pubblico, i cittadini non leggono la Nicomachea e non ascoltano i corsi di Aristotele, c'è tuttavia questo percorso, diciamo così, carsico che può essere immaginato. Affidare la filosofia pratica a un buon legislatore potrebbe significare che le nuove leggi della città siano o saranno ispirate al dettame filosofico. Questo è importante al tempo stesso e non importante. Domani vedremo meglio perché. È importante naturalmente perché possono esistere delle situazioni in cui la legislazione della città è abbastanza cattiva da produrre una differenza fra la virtù individuale e l'adeguatezza alle leggi politiche. Questo è un problema per la morale. Ma non è al tempo stesso, dicevo, molto importante, perché di fatto la tradizione depositata nel senso comune della interazione sociale, le doxai, l'ethos pubblico, sono per Aristotele già fondamentalmente veritiere e virtuose. Il problema della riforma politica può essere un'interessante questione di adeguamento definitivo delle leggi vigenti all'orizzonte della filosofia pratica, ma non ha assolutamente quel carattere drammatico che esso aveva nel platonismo. Non si tratta di una palingenesi etico-politica della società, ma al massimo di un perfezionamento dei suoi dati. Perché, ripeto ancora una volta, il sapere diffuso, le doxai depositate nella comunicazione sociale, l'ethos pubblico, contengono già in Aristotele quei fondamenti da cui può prendere le mosse il discorso della filosofia pratica, rendendo al buon cittadino questo sapere depurato, sistematizzato e quindi consapevole.
per oggi credo che possa bastare. Grazie. Dunque, mi sembra che la lezione del professor Veggetti sia stata molto analitica, però c'è un nucleo centrale intorno a cui si è riannodata e che è quello che emergeva dalla sua introduzione, cioè il contrasto tra Aristotele e Platone su questo tema così decisivo come quello della morale. Nel senso che mi sembra il professor Veggetti abbia soprattutto sottolineato la dimensione diversa, lo statuto epistemologico diverso che ha la morale in Aristotele rispetto a Platone. Si perde l'ancoraggio in qualche modo oggettivo dei valori, si perde la consistenza oggettiva del bene che Platone aveva fissato e in qualche modo il bene viene ricercato all'interno dell'opinione, non all'interno di una struttura ontologica della realtà. Quindi in questo senso, per usare un linguaggio contemporaneo, il professor Veggetti ha in qualche modo tracciato il quadro di un Aristotele filosofo debole, ma lo dico per scherzo, rispetto a un Platone filosofo forte che ancora appunto nella struttura stessa dell'essere i valori. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che questa sia stata una delle strade principali, una delle indicazioni principali che sono emerse dalla lezione del professor Veggetti, uno degli alvei in cui si può incanalare il dibattito. Io ringrazio tra l'altro il professor Aniello Montano di essere venuto a prendere parte al seminario, il professor Repellini, che credo che sia proprio discepolo del professor Veggetti, quindi sono forse i primi interlocutori, senza niente voler togliere ai borsisti e agli altri partecipanti. Abbiamo anche il professor Zanatta, che è traduttore della Nicomachea, quindi traduttore e commentatore. Benissimo. Professor Zanatta, che è veramente, dovremmo fare il buon esempio. Il professor Zanatta, che è uno dei più antichi amici dell'istituto, da quando appunto al Viale Calascione ci si riuniva con Gadamer intorno al tavolo della biblioteca. Quindi spero che senz'altro, sulla scia della esposizione del professor Veggetti, possa scaturire un dibattito. Non so se proprio Aniello Montano vuole essere il primo a... Naturalmente, come tutti quanti gli altri, sono ammirato della chiarezza, della diciamo precisione con cui Veggetti ha costruito il suo discorso, e quindi come ha portato questa linea interpretativa di Aristotele, facendo vedere con molta chiarezza questa epistemologia particolare che sottende al discorso etico di Aristotele. Io non sono molto amico dei discorsi deboli e delle filosofie deboli, e quindi non sono nemmeno entusiasta di questa posizione epistemologica di Aristotele. Lo dico con grande chiarezza, e lo dico pure perché voglio introdurre una domanda così per avviare il dibattito e per avere proprio una delucidazione, una chiarificazione da Veggetti. Una delle prime critiche che secondo me sono state mosse a questo pensiero debole, tra virgolette, a questa epistemologia debole che Aristotele, diciamo, pone alla base della sua costruzione etico-politica, viene da un pensatore forte, quale è sicuramente Hobbes. Hobbes, diciamo, nei confronti di Aristotele politico, etico-politico, non è affatto tenero. Addirittura lui, che era un finissimo conoscitore della cultura greca, traduttore di tantissime cose buone della filosofia e della storia greca, della letteratura greca, dice che il mondo occidentale non ha mai pagato un prezzo così alto per la conoscenza del greco come l'ha pagato conoscendo l'etica e la politica di Aristotele. Perché questo? Perché, avendo fondato Aristotele la sua etica nella opinione comune, così non mi fermo molto, così come l'ha presentato Veggetti, ha in una certa misura assolutizzato il particolare, anzi ha legittimato l'assolutizzazione di tanti particolari, e da questa assolutizzazione dei tanti particolari è nato il conflitto nella morale, un conflitto ancora aperto, per cui mentre per esempio
in scienza e epistemologia forti, come per esempio la geometria, non c'è più questione su una serie di problemi, ma il processo culturale avanza e costruisce anche laddove ci sono forme di precisazione, forme di contestazione all'interno della dottrina, comunque è più difficile arrivare a forme di contraddizione così forti come si arriva nell'etica e nella politica. Per cui i problemi interni agli Stati, sul piano etico e soprattutto sul piano politico, addirittura la radice, dice Hobbes, della guerra civile, sta proprio in questa epistemologia debole della morale e della politica, proprio perché ognuno sente di essere autorizzato a portare la propria morale, la propria politica come diciamo esempio di una morale, di una politica. I particolari si assolutizzano, lo scontro è diciamo quasi d'obbligo. Ecco, secondo la domanda che volevo fare è proprio questa. Oggi Aristotele pratica torna ad essere, tu ce lo dirai poi venerdì, torna ad essere di moda, proprio perché torna ad essere di moda un'epistemologia debole, un'epistemologia che mette in discussione tutto, compresa le scienze a epistemologia forti. Ecco, è questa ripresa di Aristotele in questo momento il frutto di questa mentalità? O invece veramente questa epistemologia debole applicata all'etica e alla politica tu pensi che sia invece un fatto doveroso, scientificamente corretto, scientificamente fondato, e quindi veramente ci deve essere questa doppia razionalità, una razionalità scientifica che giudica i fatti ontologicamente già portatori di una diciamo verità forte, e dall'altra parte invece oggetti di una scienza qual è quella pratica che non ha diciamo questa costituzione? Grazie. Naturalmente è molto difficile rispondere, e alla ultima e più provocatoria parte del tuo intervento tenterò casomai di dire qualche cosa, di dire qualche cosa venerdì. E però quello che appunto entrambe le vostre osservazioni mi consentono di chiarire, e anche l'utilissimo riferimento a Hobbes mi consente di chiarire, è questo. Debole non tanto, cioè da un certo punto di vista sicuramente debole, ma l'indebolimento epistemologico che Aristotele produce della filosofia pratica, come ho cercato di dire, ma come è il caso di sottolineare, rappresenta poi un suo notevole rafforzamento in termini di fondazione sulla tradizione. Cioè qui si passa da una derivazione epistemologicamente forte dal principio ha una legittimazione forte sulla tradizione. Quindi è piuttosto, diciamo, un diverso porre l'accento della forza che non passare dal forte al debole. Del resto, molto più rischiosa l'epistemologia forte di Platone, sempre esposta all'obiezione e alla critica, che non l'apparente debolezza del sapere etico di Aristotele, così radicato com'è da vicino sul mondo dei saperi condivisi e molto più difficilmente opinabile. Ma c'è qualcosa di più interessante in quello che tu dici circa Hobbes. È veramente singolare, perché Hobbes è un grande estimatore di Tucidide, come traduttore e estimatore di Tucidide. Tucidide è l'uomo che in alcune pagine del libro terzo e quelle dedicate alle guerre civili di Corcyra ha più di ogni altro messo in luce gli effetti devastanti di quello che egli chiama il bias didascalos, il maestro violento, cioè la guerra, gli effetti devastanti che il maestro violento della guerra ha sull'insieme della socialità umana, non solo sui rapporti politici, ma sulle forme linguistiche, sul modo di usare le parole, sul senso stesso delle parole, sul capovolgimento totale dei valori e così via. Cioè Tucidide ha messo in luce che situazioni di conflitto sono devastanti rispetto proprio a quel mondo sociale relativamente omogeneo e pacificato a cui Aristotele si rivolge e da cui Aristotele prende le mosse per il suo discorso teorico. Non sono due città diverse o due mondi sociali diversi quelli di cui parlano Tucidide e Aristotele. Vero è che Tucidide
scrive di una guerra, e Aristotele scrive invece in un periodo di relativa pace. Si tratta qui però di selezionare, secondo il punto di vista, gli elementi di conflitto presenti, o invece di porre la sordina agli elementi di conflitto e di valutare gli elementi di armonia, di regole non conflittuali di esistenza, come quelle che pure l'Atene del IV secolo cercava nella sua esperienza sociale, proprio per tentare di salvarsi dalla lezione di quel maestro violento. Ora, la cosa interessante è che Hobbes accusa di debolezza il pensiero aristotelico, tu dici, perché lascia in qualche modo legittima la coesistenza di una pluralità di opinioni. E questo avrebbe un esito conflittuale. Ora però, intanto è possibile, secondo Aristotele, la pluralità delle opinioni, in quanto queste opinioni emergono tutte da un fondo non conflittuale, cioè dal fondo di un'interazione sociale relativamente pacificata, come è quella che secondo Aristotele accade nella polis. La non conflittualità di base, l'omogeneità di base fra i soggetti di opinioni morali, garantisce che pur nella loro divergenza non si produca conflitto. Viceversa, scusa, finisco il ragionamento perché è un chiasmo. Mi sembra viceversa che Hobbes parta dalla presupposizione di un conflitto, dalla presupposizione quasi ontologica di uno stato di conflitto, molto più vicino in questo a Platone e a Tucidide che non ad Aristotele. E per superare la conflittualità tenti di produrre forme di un sapere forte, rigorosamente dimostrato, e che si impone per la sua cogenza dimostrativa a modo della geometria, proprio per sanare il conflitto. Sembrerebbe allora che coloro che vedono più la conflittualità di base, come Platone e Hobbes, sentono maggiormente il bisogno di un sapere in qualche modo costrittivo e cogente per superarla. Quelli che invece non vedono la struttura primordiale, originaria del conflitto, si possono allora permettere forme di sapere più tolleranti, perché non c'è un conflitto da sanare ed esso dà soltanto luogo a una pluralità tollerabile di opinioni. Mi sembra che ci sia una forma chiasmatica abbastanza interessante in quello che tu dicevi. E quindi è pacificata naturalmente la cultura all'interno di quella polis. Non sono pacificate, per esempio, i rapporti tra le culture di diverse polis. Ecco, questo e allora qual è il punto forte dell'accusa hobbesiana? Che invece di fondare una scienza come l'etica e la politica sulla natura umana, dice Hobbes, Aristotele l'ha fondata sulla cultura media, del ceto medio ateniese. L'ha fondata sulla ideologia della città. Ecco, questo è il problema. Sull'ideologia di quella città. E allora la conflittualità che sembra negata è solamente messa da parte. E quindi solamente, vorrei dire, mascherata, non tanto non vista o non considerata, è mascherata, e quindi naturalmente dà luogo poi alle guerre che non solo avvengono a livello politico all'interno della città, guerre nel senso verbale politica, ma alle guerre poi all'interno delle città. Promettente, professor Zanatta. Intervenire anch'io, se permette, su questo che mi sembra il problema nodale dello statuto epistemologico dell'etica aristotelica. Usiamo appunto questa espressione dell'indebolimento. Io condivido appieno la tesi del professor Vegetti, che il sapere etico ha una struttura epistemologica, tra virgolette, debole. Però mi chiedo quale sia il senso di questa, tra virgolette, e adesso non dirò più le virgolette, no? Di questa debolezza. E mi chiedo, è una debolezza che ha in fondo la sua forza in un sostrato di tipo ideologico, oppure è una debolezza epistemica che ha alla sua radice una struttura complessivamente qualificabile come metafisica, nel senso che già la struttura della metafisica comprende e prevede questo tipo di debolezza.
Io personalmente sarei per questa seconda ipotesi. E mi parrebbe di poter riscontrare, almeno su questi tre elementi presenti nel testo dell'Etica Nicomachea, dei suffragi nella linea dell'ipotesi che mi pare di dover sostenere. Innanzitutto, questa debolezza, l'ha ricordato anche il professor Vegetti, ma mi sembra che valga la pena di fissarlo molto chiaramente, questa debolezza del metodo si fonda sul fatto che l'oggetto, cioè un tipo di realtà dell'etica, quindi realtà, no? Dimensione ontologica, no? La realtà a cui si rivolge l'etica è costituita da quegli enti che sono, che possono essere diversi da quelli che sono, ta endecomena allos ekein, no? Ci sono delle cose che possono essere diverse da quelle che sono, Etica Nicomachea 6.4, no? Ci sono cose che possono essere diverse da quelle che sono e che non sono più il regno della ananche, no? Ma sono appunto il regno, evidentemente, della libera invenzione, sono il regno della libera intervento. Questo però è un dato della realtà, non è un dato di altra dimensione. Proprio su questa base, allora, il tipo di scansione che regge la decisione morale è quello che è stato chiamato il sillogismo etico, no? Che è un sillogismo, ossia parte da delle premesse, giunge a una conclusione, così come è il sillogismo categorico, ma è un sillogismo che è molto più vicino, no, a quello retorico, cioè è un sillogismo le cui premesse, essendo basate su degli endoxa, e l'endoxon deve essere, l'abbiamo sentito citare nel passo di Etica Nicomachea 7.1, no? Deve essere non preso così com'è, deve essere esaminato nelle sue aporie, no? Deve essere sviscerato nelle sue aporie, e allora evidentemente la decisionalità non è mai cogente in senso definitivo. La deduzione sillogistica, scacco il termine sul calcolo, l'accento sul tema deduzione, è sempre aperta, è probabile. E un terzo aspetto sul quale vorrei porre l'accento è che questa struttura, questa impalcatura epistemica ha tra i suoi, forse la sua chiave di volta, ma comunque tra le sue dimensioni strutturali, la teleologicità, la tensione al fine. Il professor Vegetti ha parlato giustissimamente del modello dell'architetto, no? del modello del nomoteta. Ecco, questo nomoteta viene detto architecton tu telus, no? Cioè è architetto del fine. Proprio l'Etica Nicomachea si apre dicendo, no? ogni scienza, ogni tecnica, no? Tende a un fine, perciò, no? Il bene è agazon esti upanta e fieta, e ciò a cui tutto tende. Quindi c'è questa teleologicità. So benissimo che non è una teleologicità di tipo scolastico, no? Atomista. È la teleologicità insita nella prassi, non è la teleologicità del creato verso il suo creatore, questo sarebbe un fraintendimento. So benissimo che è una teleologicità della prassi, ma però questa prassi non è, come dire, di per sé caotica, vuota, ha già una sua strutturazione. Ora, dire che la prassi come ambito di realtà ha una sua strutturazione significa volere o non volere riconoscere, a me pare, una dimensione metafisica. Se non sono troppo lungo, volevo porre una seconda questione, qui mi sbrigherò molto più in fretta, circa il rapporto etica-politica. Io non so se si possa tout court identificare l'etica con la politica. E questa è stata anche la tesi di Gauthier Joliffe. Nei Magna Moralia, che senza, probabilmente non sono aristotelici nel senso di stesura, però certamente rispecchiano lo spirito aristotelico, si dice che l'etica è meros kai archetes politiches, cioè non è la politica, è parte e principio. Questo kai probabilmente è un endiadi, quindi è la parte principale, no? E allora vuol dire che l'etica, no, non è soltanto la politica, ma è la direzione, vorrei dire assiologica, della politica. E allora su questa base
direzione assiologica della politica vuol dire che certo si apre alle opinioni correnti, si apre agli endox, ma ha una sua capacità valutativa autonoma che è data proprio da questa struttura epistemica o epistemologica che non è riducibile, no, all'organizzazione degli endox. Non so se... I miei cortesi interlocutori sono impazienti, devo dire, perché essi mi costringerebbero a anticipare questa sera gli argomenti di cui parlerò adesso, però tenendo conto delle osservazioni molto interessanti nei prossimi giorni. Questo è il caso del problema del fine della teologicità e anche del rapporto assiologico fra etica e politica, ma sono sicuramente osservazioni molto interessanti. Vorrei rispondere invece alla prima delle sue osservazioni. Lei dice: l'indebolimento dell'epistemologico dell'etica ha una sua ragione nella struttura ontologica, e quindi ha una sua ragione, non è un'operazione gratuita o soltanto polemica antiplatonica, ma è fondata sul campo dei fatti che sono appunto endecomena, variabili e così via. Io le risponderei, mostrando un'ambizione smisurata, come se fossi Platone. Le direi: ma certo, lo so bene anch'io, lo sappiamo bene tutti che questo è il campo di massima variabilità, di massima mutevolezza, di quindi più difficile irrigidimento teorico. Ma sappiamo anche tutti bene che questo è il campo di massima importanza, Repubblica VI. Queste sono le cose che interessano di più, sono le cose di importanza fondamentale per tutti. Perché allora, qual è la necessità di abbandonarle a un sapere debole se esse hanno uno statuto epistemologico fluido? Questo non è affatto necessario, la conseguenza non è necessaria. Noi invece le irrobustiamo dotando questo campo di un'infrastruttura ontologica fortissima, addirittura le irrobustiamo dotandolo dell'idea del bene, che non è poco. Non siamo cioè obbligati ad arrenderci prima facie alla mutevolezza del campo dei fenomeni etici e a costruire su di essi un sapere debole, visto che questa è la cosa che ci importa di più. Possiamo benissimo trovare una struttura ontologica di riferimento che fa capo niente po' di meno che a un principio non ipotetico, un ipoteto anarchè come il bene, e dunque costruiamo su di questo un sapere fortissimo. Voglio dire che il fatto che ci sia una mutevolezza ontologica del campo non significa immediatamente la resa a una debolezza epistemologica. Si può costruire un percorso, come Platone ha costruito, che rafforza l'ontologia e dunque rafforza il sapere. Domani cercherò di mostrare come, appunto, per poter scrivere l'Etica Nicomachea, Aristotele deve in primo luogo fare i conti con l'idea del bene, perché se c'è l'idea del bene non c'è più la Nicomachea, se c'è la Nicomachea non ci può essere l'idea del bene. È una sfida mortale questa, e quindi da questo punto di vista però non è una quello che non mi pareva di essere d'accordo con lei era il dare come necessario una conseguenza epistemologica da una situazione ontologica. No, non è necessaria, si può fare come Aristotele ragionevolmente fa, ma si può anche procedere diversamente, come in effetti Platone ha proceduto, con il ricorso alle idee, quindi una struttura ontologica, diciamo, aggiuntiva, secondo Aristotele con una sorta di protesi ontologica, ma secondo Platone invece con una fondazione ontologica. Qui il dibattito è profondo. Non è comunque necessario la mossa aristotelica, è una mossa intenzionale, teoricamente intenzionale, questo volevo dire. Non so se ci sono altre domande anche da parte degli altri borsisti o comunque degli studenti napoletani che hanno preso parte un po' a tutto il ciclo di seminari sul pensiero antico. Prego. Può dire il suo cognome? Rizzi, un borsista. Volevo chiedere se il caso a cui lei ha accennato a pian passant all'inizio, l'analogia parziale con Kant,
non possa essere in qualche modo inserito dentro questa ultima sua risposta, e cioè di un allentamento metodologico, a livello metodologico, tra ordine teoretico e ordine pratico, e tuttavia con un contenuto o un oggetto, nel caso di Kant, tutt'altro che debole, anzi appunto categorico. Sì, soltanto che nel caso di Kant appunto l'oggetto è il dovere, e cioè un oggetto... Anche su questo torneremo, certamente. In altri termini, come diceva giustamente il professor Zanatta, l'etica aristotelica è teleologica, cioè è sempre orientata a un insieme, un sistema di fini. Non è deontologica, cioè non è governata da un sistema di doveri, che Aristotele, come tutta l'etica antica, come gran parte dell'etica antica, riterrebbe infondata e implausibile. Parlare di doveri che non significhino anche immediatamente il telos della felicità, cioè una promessa di felicità, non ha, credo, senso nell'etica antica, perché presuppone probabilmente il ricorso a uno sfondo religioso giudaico-cristiano che le è estraneo. Credo che questo sia proprio molto l'ingrosso, la differenza, ma ci torneremo probabilmente venerdì. Ci sono altre richieste, altri interventi? Io forse vorrei, con la speranza di dare un contributo al dibattito, anche se forse un po' andando al di là di quello che è stato detto, in un senso di quasi provocatorio, mi domando questo: non si può addirittura pensare che rispetto all'ancoraggio ontologico che c'è in Platone, in Aristotele ci sia una caduta addirittura nel soggettivismo, nel senso che come ella ha messo in rilievo, ciò che appare si riduce a ciò che viene detto, tolegomenon, ciò che viene detto come frutto dell'opinione delle maggioranze, oppure della tradizione, oppure dei più saggi, ma la maggioranza è un criterio assolutamente soggettivo, la maggioranza può benissimo avere torto. La tradizione altrettanto, i saggi, il criterio della saggezza è un criterio che dovrebbe essere stabilito. Ora voglio dire, nel ridurre la consistenza del bene a opinione e a ciò che appare, nel ridurre ciò che appare a ciò che viene detto, appunto quando si è arrivati a tolegomenon, a ciò che viene detto, non siamo, vorrei appunto dire provocatoriamente, neppure più in presenza di un'ontologia debole, ma addirittura del soggettivismo. E vorrei anche, se mi consente, aggiungere questo: non è questa affermazione, diciamo, dell'affidarsi, dell'ancorare il tutto all'opinione, in contrasto poi con quella sottilissima accentuazione che ella ha fatto dell'importanza del porre i fenomeni, cioè tutto si basa sui fenomeni, però il problema è di porre i fenomeni, cioè identificare i fenomeni. Ma la identificazione, quindi, da una parte Aristotele sembra cadere verso il soggettivismo, però nello stesso tempo dice che tutto l'ancoraggio è nei fenomeni, e i fenomeni addirittura diventano quello che viene detto. Ma i fenomeni però debbono essere posti. Il porre i fenomeni significa avere delle categorie per poter identificare, per poter definire. Ma allora a questo punto, mentre si stava scivolando nel soggettivismo, si ritorna invece a una posizione in base a delle categorie che evidentemente precedono i fenomeni stessi. E quindi sembrerebbe che mentre si cade nel soggettivismo si deve ritornare a un forte oggettivismo, cioè alla strutturazione di categorie che permettono di identificare il fenomeno stesso, di configurarlo, di definirlo. Io sorrido mentre parla il professor Gargano, perché il professor Gargano ha fatto una, secondo me, finissima e sottile obiezione. Non tanto a quello che ho detto io, e forse neanche tanto ad Aristotele, ma ha fatto una sottile e fine obiezione esattamente alla filosofia ermeneutica che in queste sale viene spesso discussa ed esposta da un grandissimo e illustre collega come il professor Gadamer, perché il problema che lei ha posto del passaggio fra, lei metta tradizione laddove Aristotele parla di fenomena, legomena, eccetera, di passaggio fra l'analisi, la comprensione della tradizione come qualcosa che è fondante,
come qualche, lei dice è soggettivismo, può darsi che sia soggettivismo, da un certo punto di vista si può sicuramente accusare l'operazione ermeneutica di soggettivismo, però l'operazione ermeneutica si difende col fatto che c'è una circolarità fra interprete e tradizione interpretata tale per cui i due poli si fondono simultaneamente. Lei poi dice che c'è comunque una precostituzione categoriale del campo dei fenomeni e si può ad essere storia interpretazione della storia della filosofia, però di fatto largamente l'ermeneutica è operazione storiografica, essa costruisce, si costruisce una tradizione filosofica operando selezioni, scarti, considerando alcuni pensatori come appartenenti alla tradizione e altri no, e così via. Dunque, mi pare che il problema che lei pone circa la legittimità dell'atteggiamento aristotelico e in particolare circa il fatto che i fenomeni costituiscono una fondazione soddisfacente o meno alla costruzione, i fenomeni cioè la tradizione, alla costruzione di un sapere pratico, e dall'altra parte circa il fatto che i fenomeni sono comunque posti, e cioè costruiti, perimetrati, riesposti, quindi detti con un linguaggio filosofico, cioè organizzati categorialmente, questa doppia obiezione, che è un'obiezione seria, alla quale credo Aristotele ha delle risposte, di cui tenterò di parlare dopodomani, per la quale ha delle risposte che però lo obbligano a uscire dal campo, da questo circolo, e andare in un campo più fondante di definizione dell'uomo come animale politico, quindi di essenza naturale della specie e così via, per uscire appunto di questo, da questo. Queste obiezioni che lei rivolge qui e questa sera ad Aristotele, secondo me sono obiezioni che, cambiando soltanto alcuni termini, potrebbero essere egregiamente rivolte alla filosofia ermeneutica, come per esempio appunto Gadamer la professa. Però questa è una domanda che adesso io rivolgo a lei, è d'accordo? Sono perfettamente d'accordo. Ma noi appunto abbiamo il privilegio di poter attingere alla fonte più diretta dell'ermeneutica, ma anche con tutta la benevolenza del professor Gadamer, distanziandoci dalle sue posizioni. Allora, se non ci sono altri interventi, ci rivediamo domani. Ah, chiedo scusa, voleva intervenire adesso? Allora forse ancora brevemente un'ultima osservazione. Il dottor Di Genna. Probabilmente anch'io incorrerò nell'anticipare cose che lei dirà nei prossimi giorni. E comunque, brevemente, del nucleo confronto Platone-Aristotele, volevo richiamare l'attenzione sul problema della teoria. Se dovessi fare un pochino l'avvocato del diavolo e vedere il problema che sta sotto all'impostazione che lei ha dato, direi che è quello del rapporto tra teoria e prassi. Non so se lei accetta questa, diciamo, brutalizzazione, ma lei stesso è ricorso in qualche modo a terminologie del dibattito filosofico contemporaneo. E mi sembra che sia proprio in questo senso che lei pone una contrapposizione Platone-Aristotele in qualche modo. Qual è il nesso che vincola queste due fondamentali categorie di pensiero e aspetti dell'esperienza? Ci sono quattro punti molto velocissimi che io vorrei porre all'attenzione, che vanno chiariti, e lei sicuramente farà, insomma, nei prossimi giorni, quando si parla di platonismo e antiplatonismo aristotelico, soprattutto rispetto all'etica nicomachea, che lei giustamente pone al centro della meditazione pratica di Aristotele. La struttura dell'anima, quindi l'esistenza di un elemento logisticon che continua ad avere una funzione di, come il padre sul figlio, che indirizza e determina quella parte invece dell'anima irrazionale su cui verte la questione etica. Connesso con questo, le virtù dianoetiche. Questo edificio si costruisce sulla base di virtù che sono intellettuali, teoriche. Una terza questione, non di carattere teorico, ma di carattere, diciamo, proprio di esposizione testuale, è quindi l'ultimo libro dell'Etica Nicomachea. Se vale questa contrapposizione, che senso ha questo ricorso
finale alla conoscenza, a ideali chiaramente teorici, e quindi, se vale la contrapposizione che lei imposta, platonici, in questa contrapposizione che fa. A questo corrisponde, direi, ecco qui, se mi permette, soltanto due parole di più rispetto a quello che ho detto finora, è il quarto punto, cioè il problema della consapevolezza. Secondo me è fondamentale quello che lei dice, accentuando questa visione della filosofia aristotelica come un prendere e far prendere coscienza e consapevolezza di quelli che sono comportamenti, schemi, modi di agire della comunità, dell'agire quotidiano, insomma, non ontologicamente privilegiato in qualche modo. Ecco, ma questa azione di consapevolezza che abbraccia e ricostituisce una coerenza e una profondità, non lascia questa operazione, diciamo, formale, che non tocca i contenuti, non lascia uno strascico, però non c'è un deposito di questa operazione quando poi si tratta appunto di definire il rapporto tra teoria e prassi. In altri termini, il filosofo vede un mondo dal punto di vista pratico esattamente come lo vedono i bennati, la moltitudine, i sofoi, ma il fatto di vederlo da una prospettiva che lei dice di fondazione, insomma, che si può, per intenderci, di fondazione, non implica poi una modificazione anche dell'oggetto stesso che si vede? Il filosofo agisce come gli altri, ma sa perché. Questo non implica il ritroso delle conseguenze sulla questione più generale dell'unità teorica del pensiero? Grazie. Se l'avvocato Marotta me lo ordina, io potrei esaurire le conversazioni di questa settimana nel giro di questa notte, potremmo decidere così, e quindi in questo modo avrei modo di anticipare le prossime conferenze, di rispondere agli amici sul problema dell'anima, sul problema del libro decimo, della vita teoretica e così via adeguatamente, ma non lo farò. Invece mi sembra estremamente interessante, cioè mi sembrano tutte interessanti, ma vorrei riprendere qui l'ultima parte della sua questione. Il filosofo vede l'ordine che regna, vede legittima, rende consapevole l'ordine che regna nel mondo sociale che gli osserva. E questo è un fatto fondamentale, tanto lo vede tanto bene che poi non trova un posto per collocare se stesso all'interno di quell'ordine che ha descritto. Su questo torneremo, ma è certamente, l'osservatore non è collocabile all'interno del sistema osservato. Questo è abbastanza naturale in un senso epistemologico generale, ma diventa particolarmente dolente nel caso di Aristotele, che definisce infatti la vita filosofica della polis come una vita da straniero, come una vita quindi marginale. L'osservatore non ha posto all'interno del sistema, non ha posto perché la sua forma di vita non è la forma di vita che è propria dei cittadini che vivono in quel sistema. D'altra parte però non è mai soltanto un osservatore, ma è anche, e qui c'è il problema molto delicato sul quale tornerò, dell'aspetto normativo dell'etica aristotelica, non è soltanto osservatore, ma è anche qualcuno che in qualche modo, e sia pure con grandi cautele, con certe ambiguità, prescrive norme di condotta. E quindi è un osservatore che interviene nel sistema osservato, ma non gli appartiene, che pensa di intervenire in qualche modo, ma non gli appartiene. Questa è una situazione molto delicata, che poi ha i suoi effetti di ritorno sul modo di scrittura del sapere pratico di Aristotele. Questa è una delle ragioni per le quali Aristotele insiste sul carattere approssimativo, sempre inadeguato, sempre impreciso, più da, diciamo, manuale medico che non da trattato di geometria, che va sempre adattato nelle circostanze sociali. Questo però, ecco, spiega, secondo me, in modo particolare quello su cui vorrei tornare poi nei prossimi giorni, e cioè il fatto che in questo complicato rapporto fra un osservatore estraneo al sistema, un sistema sostanzialmente autoregolato però suscettibile di prescrizioni, perché altrimenti non ci sarebbe più neppure un'etica, ecco, in questo delicato rapporto si imperni su una figura chiave, che è la figura, secondo me, che è appunto cruciale di tutta la questione, che è lo spudaios. Lo spudaios, cioè il cittadino virtuoso, moralmente serio,
che finisce per diventare la proiezione della figura del filosofo, ma pur restando cittadino, che è qualcuno che non è un osservatore estraneo, ma si comporta fra i cittadini e da cittadino come se fosse il filosofo, buono e consapevole. Ecco, c'è questa figura su cui torneremo, e la ringrazio perché la sua osservazione mi introduce a questo discorso, che secondo me è lo snodo fra l'osservatore e l'osservato, che è un rapporto altrimenti molto, molto difficile da gestire. Di nuovo grazie al professor Leggetti, ci vediamo domani alle 6.